Ben ritrovati amici di The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di vini speciali. In realtà non è la prima volta che parliamo di vini speciali. Infatti abbiamo già incontrato una categoria che fa parte di questa, diciamo, denominazione, o meglio di questo sottogruppo dei vini, quando abbiamo parlato dei vini spumante. Perché? Perché in realtà i vini speciali non sono nient'altro che dei appunto prodotti ottenuti con una lavorazione successiva e aggiuntiva rispetto a quello della fermentazione alcolica. In altri termini, un vino viene elaborato, viene lavorato con i metodi che abbiamo visto, quindi dei vari tipi di vinificazione, ma dopo aver effettuato la la fermentazione alcolica, ecco che scatta un'ulteriore lavorazione che lo rende qualcosa di diverso, e quindi parliamo appunto di vini speciali. Le categorie principali in cui si dividono sono tre, e della prima, come avevo già detto, abbiamo già parlato, e sono appunto i vini spumante oppure i vini frizzanti. Perché? Cosa succede? Con la rifermentazione in bottiglia o in autoclave gli andiamo a donare la spuma o l'effervescenza, ed ecco che appunto il vino subisce quindi un ulteriore trattamento per ottenere questo tipo di sentore, questo tipo di caratteristica che altrimenti non avrebbe. Abbiamo poi come seconda categoria i vini liquorosi o fortificati, dove di fatto quello che si fa è andare ad aggiungere dell'alcol a un certo momento della fermentazione per ottenere un grado alcolico più elevato. Infine abbiamo i vini aromatizzati, dove ad un vino base vengono aggiunti determinati aromi per donargli delle caratteristiche organolettiche diverse rispetto a quelle del vino base. In questa prima puntata, detto che dei vini spumanti abbiamo già ampiamente parlato e descritto i vari metodi di produzione, parleremo della seconda categoria, quindi dei vini liquorosi o fortificati. Intanto partiamo da che cos'è un vino liquoroso. È un vino o un mosto parzialmente fermentato la cui fermentazione alcolica viene bloccata a un certo momento in maniera volontaria con l'aggiunta di alcol oppure di acquavite. L'acquavite è un distillato di mosto d'uva. Il grado alcolico quindi aumenta, perché appunto andiamo ad addizionare alcol rispetto a quello già normalmente prodotto dalla fermentazione, ma soprattutto il momento in cui noi andiamo a bloccare la fermentazione ne determina anche la dolcezza. Quindi prima fermeremo la fermentazione alcolica con l'aggiunta dell'alcol e più avremo un vino liquoroso o fortificato dolce, più avanti andremo con la fermentazione e quindi ridurremo la quantità di zuccheri all'interno del vino e quindi avremo un vino più secco. E la gradazione alcolica finale di base tra fermentazione e quello aggiunto deve essere comunque compresa fra i 15 e i 22 gradi. Normalmente il vino base da cui si ottengono questi vini liquorosi o fortificati all'incirca è attorno ai 12 gradi, quindi come vedete appunto si può arrivare anche a quasi il doppio rispetto al vino base. Ma perché nascono questi vini? Qual è la loro, diciamo, origine? Beh, la loro origine è un'origine storica. Infatti questi vini erano molto apprezzati in epoche passate, soprattutto nell'epoca dei grandi, dei lunghi viaggi via nave, perché l'alcol fungeva da conservante, quindi i vini venivano preservati da possibili difetti oppure dal deperimento che poteva accadere durante i lunghi trasporti in nave. Immaginiamo anche che non c'erano tutte le tecnologie di oggi e le navi non erano così veloci. Per fare anche dei
tragitti relativamente piccoli ci mettevano molto tempo e quindi la necessità di dover conservare il vino per farlo arrivare correttamente a destinazione e non perdere il carico era fondamentale. Ma soprattutto il periodo, diciamo, di massimo splendore o comunque di grande sviluppo di questi vini si ha fra il XVII e il XVIII secolo, quando le tensioni tra la Francia e l'Inghilterra, ricordiamo che all'epoca la Francia aveva già una forte produzione di vini e gli inglesi erano particolarmente amanti di questi vini, portò l'Inghilterra stessa a dover trovare delle vie alternative per approvvigionarsi, rivolgendosi ad altri paesi come ad esempio il Portogallo, la Spagna e l'Italia. Ed è da qui che appunto tramite mare, via mare, viaggiavano le navi. Ricordiamo che bisognava aggirare la Francia, quindi bisognava andare sull'Atlantico, in oceano, per poi raggiungere l'Inghilterra, cercando di evitare l'intercetto della Francia, e quindi la necessità di appunto provvedere a fortificare il vino perché arrivasse a destinazione, quindi in terra inglese, mantenendo il più possibile le sue caratteristiche. Inoltre un altro, diciamo, nota particolare di questi vini è il fatto che hanno, si dice, una durata quasi eterna, proprio perché l'aggiunta di alcol ne allunga notevolmente la conservazione. Si parla di vini che arrivano anche tranquillamente a una conservazione attorno ai 50 anni, qualcuno arriva anche a ipotizzare che si possa andare oltre. E ci sono degli esempi di vini, diciamo, ottimamente conservati con durate di questo tipo. Quindi, tecnicamente che cosa si fa? Beh, di fatto, un po' come abbiamo visto per lo spumante, si parte da un vino base, al quale, oppure da un mosto parzialmente fermentato, al quale si aggiunge alcol, acqua vite o la mistella, che la mistella a sua volta è un mosto parzialmente fermentato e bloccato con alcol. Quindi di fatto si va con queste maniere ad aggiungere alcol al nostro prodotto, bloccare la fermentazione, perché l'alcol di fatto uccide i lieviti che sono presenti all'interno del nostro vino o del nostro mosto parzialmente fermentato, perché appunto il lievito vive solo sotto un determinato grado alcolico, dopo va a morire appunto per la troppa presenza di alcol, e quindi blocchiamo la fermentazione e otteniamo il nostro vino fortificato. Come abbiamo detto prima, si possono trovare sia dolci che secchi a seconda del momento in cui io vado a stoppare la fermentazione alcolica, e in alcuni casi possono anche prevedere l'utilizzo di vino che viene ottenuto da uve appassite. E diciamo che a seconda anche del metodo di produzione o dalla zona di produzione abbiamo delle caratteristiche particolari che rendono questi vini più riconoscibili rispetto ad altri. Ovviamente i maggiori produttori, o quelli che noi andiamo a ricordare più facilmente, è chiaro che derivano da quanto abbiamo visto prima, cioè solitamente sono vini portoghesi, spagnoli, italiani, ma abbiamo anche dei vini francesi. Questo perché? Perché ovviamente, come abbiamo detto prima, erano loro i principali esportatori all'epoca di questi vini e hanno mantenuto questa tradizione nel tempo. Quindi, potendo citare i principali senza voler essere esaustivi, possiamo citare sicuramente il Marsala siciliano, il Madeira, che deriva dall'omonimo isola dell'Atlantico, il Porto, il vino portoghese della zona della Valle del Duero, quindi anche qui siamo in Portogallo, lo Sherry del sud della Spagna, che non ha Sherry, diciamo, è una, diciamo, decadimento, o meglio una pronuncia all'inglese, quando invece in realtà il vino viene da Jerez de la Frontera, cioè quindi
appunto in Spagna, quindi è la storpiatura del nome della città di provenienza, diciamo l'inglesizzazione di questo nome. E per tornare invece alla Francia, i vin du naturel francesi e anche, oltre al Marsala, alcuni vini passiti liquorosi italiani che appunto questi due diciamo sono similari come caratteristiche, partendo da uve, soprattutto quelli italiani, da uve appassite, quindi come dicevamo prima l'utilizzo anche di uve passite per ottenere questi vini liquorosi. Chiaramente ognuno di questi vini ha il suo metodo di produzione, ha le sue caratteristiche, le sue qualità, e quindi cosa faremo? Nella prossima puntata dedicata appunto ai nostri vini speciali andremo a fare una rapida carrellata di questi appunto vini di cui abbiamo parlato, quindi del Marsala, del Madeira, del Porto, dello Sherry e dei vin du naturel francesi e dei vini liquorosi italiani, per andare a capire le differenze nelle metodologie di produzione e quelle, diciamo, e quelle caratteristiche che li rendono diversi l'uno dall'altro. Quindi, come vedete, il prodotto finale o comunque la tecnica è sostanzialmente la stessa, quindi il concetto di base è sostanzialmente lo stesso, ma poi alla fine, come andremo a vedere nella prossima puntata, i prodotti finali che si ottengono hanno delle caratteristiche peculiari e particolari che li rendono, diciamo, diversi e riconoscibili l'uno dall'altro. Bene, anche per oggi quindi la puntata termina qui. Se questo video come sempre vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Consigliate il canale ai vostri amici e parenti. Vi ringrazio, perché approfitto di questo video per ringraziare le persone che mi stanno scrivendo anche su Instagram e sulla pagina Facebook, facendomi domande. Ho visto anche alcuni studenti di scuole di agraria, di istituti di agraria, che mi stanno facendo delle domande proprio per affrontare gli esami. Di questo sono molto contento. Assolutamente, se avete qualche domanda o qualche dubbio, io sono qui per quello che chiaramente posso conoscere e posso rispondere. Sicuramente vi do una mano e cerco di essere il più rapido a rispondere possibile, chiaramente compatibilmente anche con tutte le altre cose che bisogna fare. Però mi fa piacere che ci sia del seguito, che ci sia dell'interesse e che appunto possa dare una mano anche agli studenti, soprattutto in un momento difficile come questo per la scuola. Detto questo, io vi ricordo come sempre che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di The Wine Channel con i nostri vini speciali. Un ciao da Francesco e buon vino a tutti!